Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2 con la nostra Prankocraft. Siamo già al quinto episodio. Sì, ed è un episodio strano perché questo lo inizieremo insieme, ma poi abbiamo deciso di mutarci ed andare ognuno per la sua strada. Quindi vedrete in effetti di questa particolare porzione del nostro percorso due gameplay differenti, e quando ci ricongiungeremo ci smuteremo, quindi pubblicheremo la visuale sia di Redez che di Sinergo. Sì, vediamo come va a finire questo episodio. Io direi che ci sentiamo appena ci rincontriamo. Ok, mi mandi un messaggio sul cellulare. Dai, a dopo. A dopo. Ok ragazzi, ho mutato Redez. Ragazzi, è veramente fantastica sta cosa. Cioè, veramente complimentoni, perché è strafigo tutto ciò. Ma andate a cagare voi e le pressure di me. Ah, ok, non faceva nulla. Perché ci hanno messo sto coso? Sa che sparava una freccia, ma l'ho evitata. Ecco qua. Oh, cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Merda, 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 merda. Ok. Cosa mi ha dato? Pepita d'oro. Good, very good. Ah, c'era un mob spawner da queste parti. Così io per sicurezza lo toglierei dai coglioni. Allora, qui mi sa che ogni porta è un disastro. Io dovrei aprire questa. Dovrei aprire questa porta. E di sicuro questa leva la apre. Ma che dite se io, invece di rischiare la pelle, piazzo una bella pressure plate qui e me la apro? I nostri amici sono stati molto bravi a programmare alcune cose, ma hanno sottovalutato la nostra possibilità di raccogliere le pressure plate. Che cos'è? Cioè, è veramente la mappa del mondo o è una cosa... Perché io sono abbastanza ignorante, ragazzi, scusatemi. Io ho sentito bruciare qualcosa. Se ave... Madonna benedetta... Ah, eccolo là, c'è del fuoco, in effetti. Fatemi prendere la spada, va, che mi sto cacando sotto. Stacca una delle due leve e rimettila sulla porta. Porca troia maledetta! Io stavolta gli ho voluto dare retta per non usare le pressure plate, ma puttana Eva, se avessi fatto la cosa al centro sarei morto e stramorto. Ok, quella leva non serve a niente. Ora che cosa dovrei fare io? O vado qui o vado qui. Ah no, qua potevo... Cazzo! Ok, io vedo Redez, guardate, Redez si trova da quella parte. Adesso cerchiamo di raggiungerlo senza farci ammazzare. Qui devo dire che un minimo, giusto un filino di vertigini a me vengono. Okay, siamo partiti da là, poi siamo saliti lungo tutto questo condotto. Madonna ragazzi, è bellissimo sto mondo. Sembra Bioshock Infinite. Devi aspettare il tuo amico. Ah, ok, quindi sono arrivato per primo. Ok, aspettiamo il nostro amico. Aspettate che lo faccio cagare sotto. Credo che starà arrivando. Si sta facendo un giro su quel carrello che non finisce più. Ancora sul carrello sta. Guardate. Io infatti ti vedevo da lontano. Ti vedevo che... io credo di aver fottuto il sistema comunque. Sì? Eh sì, perché ho fatto delle cose che non erano contemplate. Quindi okay. Ho veramente fottuto il sistema. Ok, adesso io direi che dobbiamo uscire da qua. La mia puntata è lungherrima. No, beh, è lunga quanto la mia. Io direi di arrivare alla safe zone, che tanto sarà qui. Tu sì, dici? Io ho un po' paura. Sì, è qui, è qui.
Ho paura di andare qui. Ma la cosa bella è che ho fottuto allegramente il sistema proprio. Ho visto che a un certo punto hai smesso di romperti i coglioni con i binari, te la sei fatta proprio a piedi. Oh, no, altri binari, altri... No, basta, sti cosi. Io ti ho visto in lontananza, non ho potuto resistere dal tirarti una freccia. Sì, se te la tiravo io a te però saresti morto, questo lo sai bene. Avresti dovuto colpirmi prima. Ok, adesso scendiamo giù. Cioè, ci sei? Sì, dai, sì, scendiamo ho... insieme. Oh, vai, vai, vai. Ah, merda, ho perso il treno, aspetta. Cazzo. Arrivo. Oh, vai, 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 sto arrivando. È fenomenale sta cosa. Meglio delle montagne russe, ragazzi. Fine quarto episodio, Dio solo sa perché per noi è il quinto. Comunque va benissimo così. Okay. Ciao a tutti.